sempre capelli bagnati. Insomma, programma di oggi? Capelli tagliati. Head and shoulders. Head and shoulders. Sì. Bella straniera, ma chi sei? Ti vedo in tutti i sogni miei. Da quando t'ho incontrata, così innamorato non sono stato mai. Nella balera aspetterò, un giorno o l'altro arriverai, con il marito, il fidanzato e un uomo sposato che non ti lascia mai. Però permette signora. Bene, eh? La domenica, po' bimbi, è fatta proprio per non fare un cazzo. Proprio Dio si è riposato. La domenica ha detto, basta, oggi non faccio una sega. Va bene, proprio adoro proprio il fine settimana. Proprio il sabato, la domenica, uno dice perché, proprio perché non si lavora, quindi va bene, proprio non pensi a nulla. Ti godi proprio la giornata, ti godi la vita di tutti i giorni, ti godi tua moglie, i tuoi figli, ti godi la famiglia, capito? Ieri ad esempio, per dire, siamo ieri mattina, si è detto vai, si esce un pochino, si va un pochino sul mare, sai, proprio per prendere un po' d'aria fresca. Infatti siamo andati sul mare, si è fatto l'aperitivo, poi dopo non si aveva voglia proprio di tornare a casa, perché alla fine si stava bene, benché ci siano tipo 70 gradi all'ombra, che fa veramente caldo, però si è detto rimaniamo a mangiare qualcosa fuori. Bella straniera, ti lasciai per non morire dei vezzi tuoi. Ho fatto il militare, 3 mesi di mare, pensando sempre a te. E questa sera sono qui, tu puntuale arriverai, con il marito, il fidanzato e l'uomo sposato che non ti lascia mai. Però permette signora, mi guarda da un'ora, vuol dire che stasera si accorta di me. Lo so sono audace, ma il rischio mi piace, mi faccia felice, fuggisca con me. Permette signora, mi guarda da un'ora, vuol dire che stasera si accorta di me. So sono audace, ma il rischio mi piace, mi faccia felice e fuggisca con me. Perché poi uno dice ai bode giapponese, invece a me garbabessa, forse ancora più che della cucina cinese. Perché il giapponese c'ha un misto di sapori, ci sono tanti sapori che si incontrano. E i giapponesi hanno una cultura del cibo, amore, quindi è anche come la fa parte che è. Però è buono. Cioè c'è proprio questa cosa qui, no? Tanti sapori, tante idee, tanti concetti che si incontrano nei piatti, capito? Poi bellino, no, quando poi si va lì da sushi, qua almeno io, ci sono i nastri, no? Quindi prima d'ordinare, visto, leggi il menù e nel frattempo, boom, prendi i piattini di Osiride, ti riempi di roba. Hai gli assaggi di quello che cioè, l'assaggini, sì, di quello... Non di tutto, però. Non di tutto, sì, è vero. Poi la cosa però, secondo me, che rovina da ristorante giapponese è la pasta, perché i piatti di pasta non sono i piatti classici della cucina giapponese, cioè di belli piccini. Sono proprio piatti di pasta grossi, capito? E con la pasta le ti riempi a bestia. Infatti ieri io ho mangiato come un ossesso. E del tipo, alla fine del pranzo, cioè che ora era le 2, quando sei finito di mangiare, poi c'avevo un abbiocco, bimbi. Perché non si prende mai la pasta. No, infatti, anche perché è tutto a base di... riso. Di riso e quindi del tipo, cioè mangi anche la pasta, cioè senza uno sfondato, cioè poi alla fine te muoi a tavolino. Però io adoro il ristorante giapponese, proprio la cucina giapponese, io sono innamorato. Facciamo che tutto quello che ci sta... Infine. Dentro questi gastro andrebbe coperto. Com'è che lo fai? Perché sei pigro? Ti dico le parolacce. Bene, Paola dice le parolacce. Ma certo è stesso. Apro la bocca. Ma
poi è orrendo, questa cosa vi che su pacchetti di sigarette ci mettono i mostri, vabbè. Non sono mostri, amore, guarda che cos'è. Cos'è? È una scogliera. È una scogliera. Una scogliera. Cosa ci vedi? Io ci vedo delle impronte di sciamatte, vedi?